Buonasera ragazzi, buonasera. Mi chiamano. Non ti ascolta la scudo, frate. Signor presidente, entriamo da là, dalla porta principale. Sì, prego, prego, accomodate. Perfetto, grazie. Dalla porta. Ma è portone perché è chiuso qui? Raga. Frate. Oh. Ma tu il portone non lo vedi chiuso qui? Ah, sì, abbiamo messo il portone.
Ma si apre? È stato il restauro, sì, certo. Ah, non sapevo io. Assurdo. Salve ragazzi, salve. Ma come meccanico? Perché meccanico? No, ma non ha cambiato il titolo, assurdo. Salve. Prego. Avete da scaricare? Sì. Quanto avete, ragazzi? Possiamo? Sì, quanto avete, ho detto? Un attimo che avevo mandato 2298 DLSD. Va bene, vai. Mettete tutto qui. Grazie mille. Grazie. Perfetto. Ho cambiato Kunash. 2298? Sì, così hanno detto. Buonasera. Come sta? Buono. Vi ho chiesto se dovete scaricare, siete andati spediti. Ma non potevano venire più avanti, pezzi, più vicino, sì, con la macchina sotto. Sì, effettivamente. Se vuole, ragazzi, gli avviso. Potete venire più avanti con le macchine, fate prima. Va bene. Avvicinatevi con i veicoli, raga. No, vai, tranquillo. Al solito. Numero 144. Tutto a posto, ragazzi, tutto a posto, tutto a posto. Frate, tutto a posto? Sì, tutto a posto, tutto a posto. Potevo andare a parcheggiare la macchina a Roma, però che sono due quarti per altro. Ah? Potevo andare a parcheggiare la macchina a Roma, però diciamo che... Sì, più lontano forse. Devo smettere di fumare, mare, magane. Ti fanno male i polmoni? Porca miseria, tossisco dalla mattina alla sera. Oh. Buonasera, Caro, buonasera. Ah, cambia un pochino, ragazzi, ogni tanto fa sempre il poliziotto, ma annoio. Raga, diciamo dovevo farlo sabato, però sabato ho avuto un impegno e non l'ho potuto fare. Sabato prossimo pure mi sa che non ci sono. Sabato prossimo si va a Roma, ci si incontra con Totò, con Ferra, ci incontriamo con un po' di gente a Roma. Diciamo... Ciao Davide.
Ula. Tutto vuoto. Ma chi è che ha sparato? No, tranquilli, tranquilli. Ah, ecco, c'ha il dito fragile, signor. Perché io c'ho il cuore fragile. No, beh, figurati. Come cazzo vada questo? A posto? Hai finito? Sì. Ok, com'è? Avete controllato, sì? Sì, sì. Faccio un giro io, avete finito. 2298. Ok, fratello, fa due conti, va. Sì, sì, che ho i soldi. $920.000 920.000? 9-2-0. Ok, arrivo. 920. A chi devo darli? Vieni qui. Avvicinati. Vai, 920.000. Perfetto. Posto. Meno male, meno tutto il mio. Posto. Signori, parcheggiate le macchine e accomodatevi dentro. Grazie mille. Perfetto. Le macchine dietro, eh? Buonasera. Oh, salve. No, comunque è sempre un piacere parlare con lei. Tutto a posto. Oh. Hai letto WhatsApp che ti ho mandato? No. No, WhatsApp. Vabbè, capito. Fatta la pippa. Sì, sì, sì. Buonasera. Avete da scaricare, ragazzi? Sì. Come va? Come va? Tutto a posto? Un po' di problemi con la polizia. Aia. Il resto tutto bene. Ok, quanto avete da scaricare? In teoria 2600. Sì, una cosa così. Raga, tutto Mario, qui dentro, c'è? Vai. Ok. Sì? Sì. No, Real okay, King, scaricate. Mi dispiace. Ah, gli altri lavori voi guardano, e voi guardate. No, non mi sento, se non finiamo più. Mi dissocio. Mi dissocio. I wanna be less, I wanna be less. Giacché che ci sono, posso farle una domanda? Certo, dica. Allora, siccome, diciamo, servirebbe alcuni degli oggetti del loadout, però mi ha comunicato che è momentaneamente molto impegnato. Voi volendo riuscireste a fornirci questi oggetti o dobbiamo aspettare a lui? Di che si tratta? Di cosa vi serve in particolare? In particolare le cariche termiche sono quelle che più ci preme avere. Ma ora ne parlo con mio fratello, vediamo se abbiamo qualcosa sì, in casa. Sì. Sì, sì. Poi dopo vi faccio sapere. D'accordo, grazie.
quale musica in sottofondo va. Buonasera, buonasera Jenny, grazie per il follow comunque, buonasera. Ciao Mimmuzzo, buonasera. Passiamo un po' la tappa troppo alto. Niente, o così o poi mi... Così forse. Perché è troppo alta la musica? O così va bene? Non va cosa? Vabbè, King, vabbè. Andiamo bene? Bene, va. A salute, Mimmu. Sì. Okay, ok, abbiamo finito. Hai finito? Cioè, sì. Quanto sono? 2600. Ok. Dove è andato? Fate. Allora, 1.600. Sì, sì, so tutto. 1.040.000. Ok, vado a prendere la borsa. Quanti soldi? Hai detto bene. Sì? Non ho capito, che ha detto? E non parla, assurdo. Che ha detto? Che ha detto? Ho detto, hai detto bene. Ok, ok. Su. 1.040.000 come si scrive, raga? 1.040.000, 1.0040.000? Minchia. Chi li do? Oh, 204. Vai. Come si chiama 1.040.000? 1.040.000? Così? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Giusto? No, questo è 4.000. 40.000 è qui. Giusto? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1.040.000. Giusto? 204, giusto? Sì. 2. Ringrazio. Prego. Allora, parcheggiate nel viale e accomodatevi. Ok, va benissimo. Ragazzi, parcheggiate nel viale. No, Mimmo, sei sbagliato. Quello sono 4.000. 40.000 sono 4 zeri. E 1.040.000. Ai ai ai. Che? Ma mi fa male il piede. Fa male il piede. C'è l'unghia incarnita? Sì. Sono finiti? Porca pupazza. No, penso che dovrebbero arrivare gli ultimi. Fratellone. Fratellone. Non parlo. Parli con me? Scusa. No, con lui. Dimmi, dimmi. Fratellone. Senti. Come stai? Tutto bene. Come stai? Tutto a posto? Sì, anch'io, grazie. Ma che fai, simpatico, vai? Eh? Che vuoi, dimmi. L'ho visto che siamo tutti fratelli qua, no? Sì, io faccio. Tutto bene? Siamo a quattro. Dimmi.
E siamo a 5, tutto bene? Sì, tutto a posto, dai. Bene. Che fa? Chiede le capriole, assurdo. Chi? Quello giù, fanno fare le capriole. Giovane! Giovane! Insegnare me a fare capriola. Vabbè. Carmine, quando escono i risultati? Com'è andata la settimana, frate? Ma diciamo dire? Che diciamo che poteva andare meglio, insomma. Perché? Ma c'ho avuto un po' di problemi con l'attività a Ostia. Sì? Sì. Che problemi? Ma diciamo che sto avendo pochi clienti perché si è ammalato uno dello staff, insomma, un casino, vabbè. Devo un po' rivedere un po' la formazione. Capisco. Comunque anche a me è tutto a posto, grazie per l'interesse. Ma chi è questo? Conosci te, frate? Ma io ne piacere so, pare la tartaruga ninja, pare. Piacere Lord Voldemort. Chi? Lord Voldemort. Ui, merda. Io sono un merda, ho capito. Assurdo, chissà perché. Hai preso un muro? Sì, in faccia. Ho visto, si vede. Pari in Carlino, pari. È offende, assurdo. No, io mi dissocio da quello che hanno scritto, però è... Pure io mi dissocio. Io ba... Quando stanno questi? Eccoli. Ma che macchina? Ma non c'è più nessuno? Sì, sono andati a parcheggiare là. Ma non c'è nulla da prendere? Da portare? Ah? No, no. Quindi si può andare dentro noi? Aspettiamoli. Oh, datevi una mossa. Io potrei uccidere qualcuno oggi? No. Come no? No. Neanche un gabbiano? No. Quello che ha perso la compagna? Tu lo sei brutto. Ma come brutto, poverino? È cascato da piccolo. No, perché siccome lui è bello, capito? Buonasera. Buonasera. Prego, accomodatevi. Andiamo, dai. Dai, andiamo. Sì. Buoni seri. Andiamo. Ti vieni dare su Formula 7? Perché? Cioè. Poi il numerino 106. Cazzo il cazzo, te sarà accorto pure io. Sentiamo che voglio. Eccoci. Salve.
Buoni seri a tutos. Buonasera. Buonasera. Signori, buonasera. Buonasera lì. Buonasera, 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 buonasera. Buonasera. Come è andato il viaggio? Tutto bene. Bene, posto, bene, grazie. Ok. Niente, vi ho convocato per un attimo discutere, fare una discussione insomma interna di come vanno appunto i vostri piani, cosa state facendo in questo periodo in città e come vi state sviluppando insomma. Allora, innanzitutto chiedo gentilmente i rappresentanti di fare un passo avanti in modo tale che abbiamo problemi, per... abbiamo problemi. Che succede? Che succede? Che succede? Abbiamo problemi all'ingresso. Oh ragazzi, come dai? Ok, sì, ragazzi, state buoni, state buoni, tranquilli. Ragazzi, state buoni, state buoni. Allora, vi dicevo. Innanzitutto, se avete avuto problemi con le FDO ultimamente? Ci sono un po' di arresti da parte nostra. Arresti dovuti a cosa? A raccolte. Ok. Dico, si è calmata la situazione dopo? No, ragazzi, si è calmata. No? No, il problema è soprattutto la polizia. Per ragazzi, no. Se qualcuno vuole dire qualcosa, noi. Parlasse adesso. Possiamo dire che, anzi, molte volte anche durante dei semplici fermi stradali puntavano armi e perquisivano, quindi che dire. Sì, esatto. Esatto, proprio che la situazione non è cambiata, anzi. Ancora. Era proprio l'inizio. Vabbè, io da cittadino, girando da cittadino, tutti i giorni non ho visto niente particolare, ma può essere stato un caso. Però non ho avuto rotture di palle in generale. E i miei ragazzi, non so, avete avuto problemi con l'FDO? Io sì, a me la penitenziaria mi ha fermato due volte nell'arco dei 200 metri. Due volte. Mentre uscivo da casa mia in scioltezza proprio. Vabbè, ma nel Qua senso, vi hanno fatto qualcosa in particolare o solo fermi stradali? Perché quello comunque penso, è il lavoro loro, ragazzi. Io penso che il capo parla del fatto magari presi, picchiati, esatto. Abusi in generale, penso che sta esatto. Parlando il capo. No, abusi no, diciamo menate e carte di cazzi no, però comunque diciamo che fanno domande un po' troppo spinte anche per una persona normale, ecco, cioè, dalla penitenziaria, tipo... dalla penitenziaria mi chiede perché esci da quella strada, che ci stai a fare là. E tu rispondi su cazzi miei. Ecco, a parte dico scusa se ci abito, cioè nel senso, non mi pare una cosa strana. Neri, quando avete finito vorrei dire qualcosa io. Prego. Prego. Allora, la penitenziaria sta facendo troppo, e sta facendo troppo perché dentro il carcere ha fatto svenire uno dei miei e invece hanno dichiarato che è stato un calo di zucchero. Oh, strange, grazie. C'è uno grazie che dice di essere il superiore della penitenziaria e ha comportamenti troppo strani, troppo anomali, anche in vesti da normale cittadino. Non sapete il nome di questa persona? No, non sappiamo il nome, ma a livelli esagerati. Posso fare domanda? Come alto, basso, tarchiatello, com'è insomma? No, è altezza normale, normale. Non ha segni particolari, non è... Ma per farlo svenire, scusa, posso per me? Posso? Chiedo permesso. Assolutamente. Certo, prego, prego. Una domanda te la posso fare gentilmente, scusami. Ci mancherebbe, dimmi pure. Ma questo qua, perché io a gabbia ci sono passato qualche volta? A me non mi hanno tolto manco capello. Cioè, ma per caso uno dei due uomini è stato un po', come posso dire, stronzo? Se fosse stato stronzo non avrei nemmeno aperto bocca. Ah, ok, ho chiesto, sai. No, ci mancherebbe, fatto bene. Purtroppo stanno abusando troppo. Ho capito. Problemi nei laboratori? Nessuno? Dipende di che laboratori sta parlando, capo. In generale io parlo, non mi interessa quali. Da parte nostra no. Non abbiamo anche noi problemi particolari. Diciamo che quei cristalli ha raccolto. Ma sono un po' ansioso. Che cazzo sta succedendo fuori? Questi sono più tornati, stanno fissi.
Ma? Fissi, fissi, fissi. Gli è dato un po'. Non so, è come se di azzardi che vai dentro una caserma, uguale. Ah, quindi San. Ok. Se parliamo di FDO venute, in generale, noi li abbiamo trovati due volte negli ultimi quattro giorni. Dove? Ai cristalli? Sì, o... sì, sì, alla raccolta dei cristalli. Ah. È infattibile raccogliere cristalli in questo momento. Ho capito, ho capito. La non sarebbe finanza... male spostare il laboratorio. La finanza inoltre in carcere ha picchiato i nostri uomini. La Villa Gambino è molto più bella. Che è successo? Oh. Vista da fuori. Che cazzo è successo? Buonasera. C'è chi c'hanno? Buonasera. Ma che cazzo è successo? C'è chi c'hanno? Che cazzo è stato a fa? Che fate, raga? Chi siete? Buonasera. Buonasera. Signor Gambino. Buonasera. Signor Romolo. Salve. Che è successo? Ah, tutti i signori belli presenti. Buonasera. Buonasera a tutti quanti. Per educazione a casa degli altri si toglie il cappello. Chiedo scusa, raga. Nessuno si è azzardato a tirare fuori l'arma, Anche perché hanno in mano dei signori. Esatto. Aspettiamo istruzioni. Fermi, fermi tutti, ragazzi, tu... fermi tutti. Fate attenzione. Sei un folle. Questo lo sai, vero? Prendete posizione per un eventuale sparatar. Eh già. Buonasera, signor Reo, si ricorda di me, vero? E come faccio a scordarmi quella faccia da cazzo che c'hai? Eh già. Come se la passa, signor Reo? Io tutto a posto, te? Ma... te brucia ancora bene. Il culo? Ma che cazzo? Ah, beh, che ironia che è la vita, no? Poco tempo fa ero qui legato, ammanettato. E come vede, sono tornato. Avevo avvisata io, mi pare, signor Reo, giusto? Tu sei un folle. Sai, hai avuto il coraggio di venire a casa mia? Ah, chiedo scusa se non mi sono tolto le scarpe, però. Con un esercito alle spalle. Tu già. Sei un folle. Quanto basta, signor Gambino? Che vuoi, dimmi. Beh, prima di tutto presentarmi con i signori. Buonasera, signori. Penso che comunque mi conosciate già. A quanto pare molti di voi mi davano la caccia e qualcuno ci è anche riuscito, attenzione. Signore, ma vuole dire chi sono io? Lo struzzo. T'ha risposto, st'amico t'ha risposto. Devo dargli ragione, sì. Sono un po' uno struzzo. È vero, è vero. Sono la persona che cercavate. Direttamente dai servizi segreti. Allora, ci ho fatto un favore, sei venuto da solo. Meglio così, no? E questi quattro falliti che te porti appresso, chissà. Sono scappati di vecchi casa, questi sono sicuramente. Vecchi compagni dell'esercito, tra Afghanistan, Ucraina, tutti validissimi membri. Basterebbero loro quattro, non si preoccupi. Come vede, infatti, i suoi sono caduti nelle nostre mani. Quindi. Signori, vi ricordo che... un discorso non si basa mai sull'arroganza, quindi quelli a dettare le leggi qui dentro, fino a prova contraria, ora siamo noi. Quindi, innanzitutto, signor Re, mi tocca ringraziarla comunque. È grazie a lei se io adesso sono qui. Vabbè, ma che cazzo ha fatto? Niente, il pezzo di merda aveva un accordo con me. E tu hai fatto accordi con sto essere? Sì, già. Ho fatto accordi con questo essere, come dici tu, per il bene di tutti i no, ragazzi. No, raga, non che so niente. Appunto, lavorano. Non faccio mai la commissione, mai. Però, visto le circostanze, vedo che gli accordi non sono vabbè, rinnovare stati rispettati. Ma tu lo sai che ti tu lo sai che ti aspetta all'acido, sì. Signor Remo. Le hanno mai insegnato che non si scherza mai con la politica, vero? Perché qui è di politica che no, parliamo. No, ma a te non ti hanno insegnato che non si scherza mai con la famiglia Gambino, lo sai, sì. Te forse è questo che non sai. Capisco che... ha messo il piede sulla merda. Beh, e intanto a quanto pare. Va bene, comunque. Che vuoi? Beh,
Quello che vorrei è... vediamo un po'. La testa di quanti di questi uomini darebbe, signor Gambino? Immagino questi siano i suoi sottoposti, vero? Tutti i cagnolini che si portano presso. Certo, Ma di chi parli? Di quelli alle spalle mie o quelli davanti a me? No, quelli alle sue spalle. La testa? Per loro? Uh-huh. Per liberare i miei? Ah. Nessuna, piuttosto ti do la mia. E ti do anche la mia. Quindi non darebbe in pasto nessuno di questi uomini? Non scherzare. Addirittura, magari amica, non so. Amica siamo all'FDO noi, Magari non so, questi col vestito bianco. No, te forse non ci ho capito un cazzo. Te parli con noi. Allora, ascoltami bene, ascoltami un attimo. Tu sei venuto qua, sei entrato dentro casa mia. Senza... dentro casa mia. Mia e De Romolo. Mm-hmm. Dopo che hai stretto la mano da signore a me. Ma io chi sono, Romolo o Remolo? Con un accordo hai preso sotto sequestro i miei uomini, perché sono miei uomini, ma sono miei fratelli, sono cresciuti con me, e c'hai pure il coraggio di dirmi chi dai in pasto, chi dai, che testa dai. Allora Totò, ma dimmi, ferma, sei crashato? Che sei venuto a fa' qua? Sono cosa venuto... non ti va bene di quell'accordo che abbiamo preso? Sa cosa non mi va bene? Che le persone che mi comandano, sì, e sì, non parliamo di una famiglia aspettabile come la vostra, che di certo denaro non gli manca, basta guardare questa bellissima villa. Ma le persone che mi pagano, signor Gambino, mi pagano molto di più di uno stupido accordo stretto con lei. Quindi... fin quando i miei cari senatori ricaricano il mio conto corrente, io sono ai loro ordini. Bene, arriviamo subito al dunque. Cerchiamo di non far finire questa brutta faccenda in una tragedia. Ecco. È nervosa Lasca, vedo che cammina avanti dietro. È nervoso, no, io... vedo che cammina avanti dietro. Cammina avanti dietro per farle vedere quanto sono sciolto. Ma a me mi sta... per guardarvi tutti. Sì, come a merda è sciolto. Tutti in volto. A me mi sta a far girare la palla dell'occhio, quindi. Ah, le può girare quello che vuole. Arriva al dunque. Dai, via, Alaska. Forza. Via. Ah, signor Remo Gambino, signor Romolo Gambino. Questa storia finisce in due modi. Anzi, non ve ne do nemmeno due, ve ne do solo uno. Voi due vi consegnate a me. Entrambi. Che passa sul cadavere mio, struzzo. Devo passare sul suo cadavere? Su quello di tutti. Su quello di tutti, penso. Signori, è proprio su quello di tutti. Finisce male, credo, Alaska, datene regolate. Alaska, lei per ammiate. Favore, signori, facciamolo finire e vediamo cosa vuole realmente. Quindi tu mi stai dicendo che se noi ci consegniamo, voi lasciate i nostri fratelli. Sì. E come faccio a fidarmi io dopo che già mi hai dato un culo una volta? Non ha tante vie di scelta, signor Remo. Anzi, ha solo questa. No, raga, io non ho parole. No. Hanno delle calibro 9 al collo, signor Remo. Credo che i miei amici comincino un po' a... sai, il dito è molto flessibile. Basta uno scattino e le macchio questo bel pavimento, quindi... vi consegnate a me, entrambi. Perché... come l'altra volta lei e i suoi amichetti, com'è che era il motto? Il vento cambiava, il vento sta cambiando. Quello che cazzo vi siete inventati? Il vento sta cambiando. Il vento non cambia manco per il cazzo. Ma dici tu? Come voi avete interrogato me? Anche io ho qualche domandina da farvi. Però Alaska, sabes che pisaste la cola del serpiente? Eh? Ora se girerà e la morderà. Hai capito? O so cazzi, Alaska. Vabbè, ti ho detto da picco un culo. Perché... allora, facciamo così. Dammi modo che io posso fidarmi di te. Le deve bastare la mia parola. Vabbè, va. Non le darò altro. Vabbè. Oh, ci pulisco il culo. Me ne liberi uno
adesso e noi due veniamo con te. Ciao Jacopo. Liberarle uno di loro. Chi sono? Chi è questo qui? Sto simpaticone qui. Ho parlato anche abbastanza. Chi è? Chi è? Lo dica. Quale? Questo qui. C'è un accento strano, non so se è tedesco. Il tedesco, sì. Ah, il tedesco. Ci tiene al tedesco, vero? Ovvio. È un fratello. Ah, tira indietro il cane alla pistola. Grazie. Non le consegnerò il tedesco, come non le consegnerò lui, non le consegnerò nemmeno. La trattativa è a senso unico, come si suol dire. Lei viene con me, io le lascio questi tre. Intesi? Lei sa che succederà un macello, vero? Ah, lo so. Succederà una guerra in città? È consapevole. Sorremo, sono venuto fino a casa sua. Crede che noi servizi non segreti, ragazzi. Andiamo, servizi su. Segreti. Lei sa che anche il governo si metterà contro di voi? Nah, non credo proprio. E io penso. Sono proprio quelli che mi pagano il conto. Sì, tre senatori del cazzo. Eh già. Ma noi abbiamo il resto del governo dalle parte nostre, non ti dimenticare, Pischello. Ma non lo metto in dubbio. Il mio tavolo è pieno di vostri fascicoli, pieno, pieno, pieno. Per carità, siete stati molto bravi a nascondere molte delle vostre attività. Ma dovete ammettere, come si suol dire, un giocatore esperto gioca sempre su più tavoli. E in questo momento io ho tutti i tavoli vincenti. Quindi, ricordati una cosa, che come da mucula la prima volta, devo mutiamo in culo pure la seconda. Tu dici? Se adesso te sei qui è perché grazie a Remo. Alascia, pensaci bene. Quello che si fa, pagherà la vita parecchi agenti, pagheranno sta cazzata che si fa. Pensaci bene, pensa ai tuoi uomini, come fa il nostro capo che pensa a noi. Fai attenzione, se accasca la manente, se scaccia la merda, ma quella merda di quelle grosse. Te vedo per quanti figli da soli fai rimanere. Sei sicuro di quello che fai? Occhio, Sa, le spiego, sa qual è il bello di fare il mio lavoro? Che non ti fai a cazzo dell'altro. Esatto, e soprattutto per la polizia, se c'è un ostaggio è una vittima, se muore è una vittima, per me chi muore è solo un danno collaterale. Quindi per me tutto quello che succede sono solo danni collaterali. E se i suoi colleghi muoiono sono tutti danni collaterali? Finché il mio conto è il conto dei miei uomini e ci spassiamo la vita lavorando per uno Stato che ci protegge, quanto godo anche di un passaporto diplomatico. Pensate quanto è ironica la vita. Eh già. Praticamente un criminale col distintivo. Signori, ma voi che state puntando Signori, voi che state puntando le pistole sulla tempia di questi uomini dietro, ma lo sentite il vostro capo, sì? Quello siete, che... siete solo danni collaterali, solo oggetti. Siete solo della feccia. Siete solo della merda. Siete una futura merce di scambio. Io Alaska, fossi in voi ci penserei. Lei è consapevole che la parte del criminale adesso la state facendo voi. Ah, sono sempre stati loro i criminali. Sempre detto. Voi credete che i vostri gruppetti, le vostre belle sparatorie, no, voi pensate non sapessimo nulla, no? Alaska. Dica. Ascolta. I nostri gruppetti, come li chiami tu, prima di tutto so persone che portano rispetto a vicenda e si farebbero ammazzare i propri fratelli. Seconda cosa, so persone che vengono dalla fame, tutti quanti, tutti, dal primo all'ultimo. E se hanno scelto di fare sta vita, non è perché gli piace, se vogliono divertire o stanno al servizio di qualcuno, ma è perché gli serve per campare a loro e alle famiglie loro. Tu adesso stai facendo una cosa non schifosa di più, perché oltre a prendere un encomio, che vorresti prendere dopo sta cosa? Un encomio? Dei soldi? Cosa ti spinge a fare questo? Spiegami.
I complimenti da 3-4 senatori del cazzo che te comandano. No, vuole funerale d'onore, vuole quelle con le fucilate. Non è questo, non è questo Remo, sai che? Che già la prima volta non gli è bastata, che so, siamo presi, ci siamo portati. Tutti loro fanno sta vita perché ce l'hanno bisogno, devono campare, devono mangiare. È normale che poi si trasforma in lusso, per carità. Ma loro sono nati nei ghetti da strada e c'hanno ancora ragazzi che sfamano ogni giorno nei ghetti. E te sei mandato qui? Sei venuto qui? Perché fa? Per essere comandato da 3-4 senatori per quei 5-6 zeri in più sul conto bancario? O una medaglia? Ma te fai schifo quando torni a casa la sera? No, per niente. No. Lui manco per la medaglia lo fa. E ma tu non torni a casa, capo? Per niente, signor Remo. Ascolti, signor Remo, non facciamola finire in modo tragico, mi creda. Le ho detto una sola opzione. Lei e signor Romolo, venite con me, è la vostra unica via d'uscita. Signori? No, no, capo, non trattiamo con i criminali. Ascoltate, capo. Ragazzi, ascoltatemi un attimo, tutti quanti. Pascana, come cazzo? Alaska, come cazzo ti chiami? Te ne può andare. Si chiama. Alaska. Te ne può andare un attimo più là, insieme, tu, insieme ai amichetti tuoi, per piacere. Tranquillo, tanto c'avete le pistole. Tanto c'avete, c'avete tre amici nostri. Allontaniamoci, ragazzi. Voglio parlare un po' col tedesco. Tede, ecco, Non ti conviene. Io che faccio di ma chi sta tutto babbo? Chi sta tutto è pesso? Sappiamo tutto. Signori, ascoltatemi un attimo. Noi adesso ci consegneremo a loro, perché la vita dei nostri fratelli è molto più importante della nostra. E la vita vostra è molto più importante della nostra. Voi è giusto che continuate il vostro viaggio all'interno della città, che sviluppate i vostri business e che mandate avanti tutto quello che avete fatto fino adesso. Se non va a marzo prima. No, capo, non potete consegnarvi. Ascoltate. Io e Romolo confidiamo in voi. Bravo. Ascoltate queste parole. Confidiamo in voi. Sappiamo, avete fatto mille volte queste cose e sappiamo che riuscirete a farlo anche adesso. Ok? Capo, che ci stiamo dalla città. Ma Capitemi. Capitemi. Riuscirete a trovare una soluzione per portarci via da là. Io voglio strappare da voi una promessa. Se ci sarà una piccola possibilità di trovarci, noi confidiamo nel vostro aiuto. Ovviamente questo aiuto verrà ricompensato. Ecco perché ci consegniamo. Non siamo desprovveduti. Sappiamo che abbiamo alle spalle voi. E farvi di tutto per ritrovarci, però dovete essere bravi a ritrovarci. E se ma non sarà tutti insieme, e se non sarà così, ragazzi, vi auguriamo il meglio per la vostra vita. Vabbè, faremo squadra tutti quanti. Ragazzi, una cosa. Noi adesso voi prendete, noi usciremo con loro, voi prendete, ve ne andate a casa, fate quello che dovete fare, andate a prendere una birra, andate a festeggiare, fate quello che dovete fare. Non vi mettete alla ricerca adesso di noi, eh? Troppo pericoloso ora. Okay? Ok? Quando avete modo, avrete modo, fidatevi di me che avrete modo di sapere. Fate quello che dovete fare. Per il momento, noi ci consegniamo. La famiglia Gambino lascia sempre una traccia, ricordatevi, ve l'abbiamo detto il primo giorno che ci siamo incontrati. Noi siamo ovunque. Capito? Quindi vi arriverà qualche informazione. Il resto dovete essere voi a farlo. Non la tiri troppo per le lunghe, signor Remo. Ragazzi, noi andiamo. In bocca al lupo e se non ci rivediamo, buona vita. Ragazzi, confidiamo in voi, mi raccomando. Vabbè. Arrivederci. Arrivederci. A presto. Signori.
È stato un piacere fare la vostra conoscenza. Mi auguro di rincontrarci presto. Oscar Charlie, alzati pure. Mi raccomando, andate a casa. La prossima volta non sarai così arrogante. Spero ci sia davvero una prossima volta. Hai cagato fuori la tazza, Alaska. Non c'è la prossima volta. La prossima volta per te non c'è sta. Portiamo le idee. Non sono un luce di scappi. Pezzi di merda. Tanto sto coglione si scioglie come ghiaccio. Alaska del merda. Ma se si è fatto male. Venga, venga, pollo, signor Re, signor Rob. Prego, avanti, avanti. Pollo, sto scimunito. Un minuto all'esfiltrazione. Signor Remo, lei ha un lungo, lungo interrogatorio da passare con me. Io spero che ci stanno i cessi in questa idea. Perché cagherai appena settimana, te lo giuro. Dove dobbiamo andare? Ah, prego, prego, venga, signor Remo. C'è un elicottero che l'attende, non vi faccio mancare nulla, come vede. Voi ragazzi prendete i veicoli, andate via. Ma te vergogni? Per niente, signor Remo, per niente. Ah, la vedo da questo lato, un giorno si vince. No, non ci posso credere, ragazzi. Porca miseria. Lei è consapevole che ha scatenato un inferno, sì? Sì, ne sono consapevole. Voglio proprio vedere come andrà a finire questo inferno. Apri le porte per il nostro ospite. Prego. Esfiltrazione, andiamo via tutti. Alzati un po' in volo. E non sale sotto. Mamma mia, raga, da brividi. Ma poi la cosa bella vai, è quando non andate, le sai. Andate. Quando non le sai le cose, raga. Parti, parti. Uno spettacolo. Sono rimasto a bocca aperta. Ma? Romolo! Oh. Tutto a posto? Sto a pensare alla mia famiglia. Sta tranquillo. Sta tranquillo, non succederà niente, anche perché sanno che ci vanno vivi e basta. Alfa Whisky verso punto di rendezvous. Mi raccomando, ricorda quello che ci siamo detti. Sì, certo. Prima la famiglia, sempre, e poi tutto il resto, a costo di morire.
proprio quando piglia l'elicottero che fa sta musica, mi piace. Dove ci state portando? Non è un problema vostro. Sierra d'Alfa Whisky. No, raga, veramente. Punto io... di rendezvous, forse caldo, chiedo nuova posizione. Cosa ora ovviamente noi lo vede come evolve la situazione, dove venisse la se la criminalità Sierra d'Alfa Whisky ci chiederà di organizzare qualcosa per liberarci. Ora vediamo, cioè nel nostro a questo punto chiedo nuova posizione, diciamo la cosa che ci farebbe piacere. Immagino, quando ancora non ho parlato, è che la criminalità cambiasse questo, insomma, che continua l'azione, capito? Romolo. Dimmi. Ti ricordi quando t'ho portato qua? Quel giorno? Sì. E chi se lo scorda? Guardavamo la città dall'alto, eravamo appena vieni avanti, Sierra. In città. Sì. Confermo, ospiti a bordo. E dicevamo, un giorno questa sarà nostra. Romolo, Remo. Cappa ricevuto, in arrivo con pacchetto. Forse è un caso che nostra madre ci ha chiamato così. Figli di Roma. Esatto. Esatto. Frate, ma a che prezzo però? Lo so, il prezzo... il gioco comunque ha dei suoi pro e dei siamo suoi fratelli, pro. Lord. Però io so che i figli di Roma stanno attaccati alla lupa. E quei ragazzi che stavano lì in villa questa sera sono la nostra lupa. Quindi io confido in loro. Vabbè, qui spero di no. Sì, anch'io, guarda. Non fa più troppo affidamento. Ma io confido a loro che cambiano vita. Che tutto quello che gli abbiamo fatto guadagnare li porti a un futuro migliore, che cambiano città, cambiano posto, insomma direi che ormai è finita la storia, no? Sì, infatti. Eppure qualcosa mi dice che non abbiamo dato tutto in questa città, qualcosa c'è ancora da fare. Non so cosa, non so quando, ma qualcosa c'è da fare. E noi lo faremo. Come sempre, fratello. Come sempre, fratello. Alfa Whisky in posizione. Allontana l'elicottero. Signori, spero che il viaggio sia stato di vostro gradimento. Sì, molto guarda, bello, abbiamo visto Roma dall'alto. Meglio prima che ora. Piacere, mi fa piacere. Prego, prego. Come vedevamo un po' tempo fa, insomma, quando siamo appena atterrati in questa splendida città. Quello che mi chiedo... Voi siete fratelli, giusto? Sul mio fascicolo c'era scritto così. Sì. Esatto.
Ma mi chiedo come i tuoi fratelli abbiano fatto così tanta fortuna. Sai qual è il fatto, caro? Mm. Che noi due siamo fratelli di sangue. Ma chi ci ha portato a diventare così potenti in tutti gli ambiti economici e anche appunto gli armamenti e quello che vuole, insomma, è perché oltre a noi fratelli di sangue ci stanno fuori altri fratelli che non sono di sangue ma sono appunto certo, come fratelli per noi, anzi forse più dei fratelli. Ah, e hanno perso anche la vita per noi. Come le ho già detto, signor Remo, fare questo lavoro ti porta a non avere dei sentimenti, quindi se qualcuno muore, le ripeto, per me è solo che un danno collaterale. Non dovrò fare un fascicolo io se qualcuno muore, e questo è uno dei tanti vantaggi del ricoprire questi ruoli. Allora, questo vecchio laboratorio di ricerca per qualche giorno sarà la vostra casetta, diciamo, a nessuno verrebbe in mente di cercarvi qui. Vecchio laboratorio abbandonato, facevano degli esperimenti molto strani. Sì, sempre i servizi? Già, guarda, già. Deve capire, signor Remo, che lo sporco, a volte... Mi sono bello perso. È sempre ben in vista, non è mai... Mai stato qui dentro io. Mai stato qui dentro, ragazzi. Quando lei si affida allo Stato italiano... Ecco, se lei si trova in questa posizione, ringrazio lo Stato italiano. Prego. Allora, ci siamo presi la libertà di prepararvi giusto un materasso, delle coperte. Allora, qualche piccolo accorgimento. Siete circondati da materiale chimico, quindi non vi consiglio di mettervi a fare giochetti strani. Però me lo rapporto. Ah, grazie. Tutto bene? Posto. Bene. Però... A me piace fare un giochino, perché, sa, questi uomini hanno combattuto l'Afghanistan, l'Ucraina, hanno fatto operazioni quando i suoi criminali da strapazzo si scannavano con i coltellini per un grammo di erba. I miei lottavano per 12-13 ore al giorno tra bombe, gente che gli urlava ordini addosso, gente con le gambe mozzate. Quindi, diciamo che... Sono delle ottime persone, sono degli uomini valorosi. E noi vorremmo rendere più piccante questo gioco, perché io, signor Remo, sono convinto che c'è gente che le vuole del bene, come anche a lei, signor Romolo. Le lascio qui. Ecco qua. Eccolo qui. Questo foglio di carta. Vi avviseremo che questo sarà solo un alloggio per stanotte, giusto per tenervi... Tenga. Giusto per tenervi qualche ora per capire dove portarvi per il prossimo. Lei su quel foglietto cerchi di scrivere quello che più ricorda di questo posto. Vediamo se sono talmente bravi da venirla a cercare un giorno. Diciamo che a noi piace che... farci cercare. E il foglietto che fine farà? Il foglietto? Lei non si preoccupi. Lo riprenderò tra qualche giorno. Ho capito. Cosa cerca da noi, però? Allora, signor Remo, perché... signor Romolo. Ascolta. Perché io so che a nessuno importi la nostra morte. Quindi se lei è venuto fino a casa nostra, ha preso degli ostaggi, sapendo che noi per i nostri fratelli daremo la vita, avremo dato la vita, qualcosa mi dice che voi non ci volete morti. No. Oh. Quindi, Kevin, che intenzioni avete? E va bene, signor Remo. Dato che lei mi ha dato una possibilità di vivere e ha fatto in modo che mi ritrovassi qui a parlare con lei di nuovo,
Beh, in tutt'altro contesto c'è da dire, però. Le renderò... come si dice? Svelerò il segreto, ecco. Scoprirò le carte. Devi capire che... gli affari dei servizi segreti campano su due basi fondamentali. La prima, mai lasciare una traccia. Quindi se c'è un testimone, se c'è qualcosa che è scomodo, conviene subito farlo sparire. E la seconda sono i fondi, fondi dello Stato. Ecco, questi fondi, servizi segreti, diciamo che li reperiscono da più parti, tra le tasse che vengono riscosse agli enti pubblici, ma anche dal traffico di sostanze stupefacenti. Ah, c'è una rotta tra il canale di Suez e l'Italia, in cui a breve passerà una nave. Una nave da cargo. È stata intercettata dai servizi e hanno subito avvisato appunto chi di competenza, il ministro della difesa dell'interno. Il problema è che il ministro della difesa e il ministro dell'interno non hanno fatto una bellissima fine, ne è testimone la mia pistola, perché quella droga interessa all'uomo che mi paga. Stranamente, come tutto, questo, come tutto questo teatrino che è stato tirato su. Eh già. Parliamo di una nave da cargo con 100 tonnellate di cocaina. Minchia. Una nave che serve a finanziare le nostre operazioni all'estero e la conquista di un punto strategico oltre il confine. Scusami un attimo. Dica. Che droga hai... Che cos'è? Cocaina. Cocaina. Cocaina, sì, purissima, pura se non erro al 99%. Fu analizzata da un chimico. Un chimico l'analizzò e ne dichiarò che era il 99% pura. E anche il chimico naturalmente ha fatto la fine che ha fatto. Quindi mi stai dicendo che qualcuno fuori da Roma già ha la formula per creare la cocaina? Eh già, ha la formula. E la capitale non è riuscita ancora a svilupparla? Beh, si sono fatti più svelti all'estero, è evidente. E a noi dei servizi questa cosa interessa. Follia pura. È lo Stato italiano, signor Roman. Porca puttana. E scusa la domanda, ma se la cocaina arriva dall'estero e sbarca a Roma, ai servizi segreti, che poi, ovviamente, andrà a finire a questo senatore, 88, grazie del follow, caro. Come pensa di smerciare la sub? Grazie mille, caro, grazie mille. Potenza che fino ad ora abbiamo soltanto sentito parlare. Perché lo farete voi due? Ecco chi lo farà. Questo è il miglior patto che io riesco ad offrirla. Incarichi i suoi cagnolini di recuperarmi quella nave da carico. Voi gestirete la droga per il mio senatore. Io resterò come un fantasma. Lei sa che sono un tiratore scelto, quindi immagina che posso colpirla da un momento all'altro. A supervisionare. Voi trafficherete la droga. 40% a voi, 60% al senatore. E quali sarebbero le sicurezze di tutto ciò? Una linea diretta con il Senato, quindi un qualsiasi vostro ordine di tipo che ne so. Oggi ho proprio voglia di far rimuovere un commissario dalla Polizia di Stato. In 30 secondi gli strappo tutte le stelle che ha sulle spalle. O che ne so, c'è una legge che non vi sta bene? Fidatevi, il mio caro senatore riesce a far cambiare anche quella. Anche perché il nostro caro presidente Mattarella, praticamente lo teniamo
proprio per i capelli, per il colletto lo teniamo noi. Quindi lui, a ogni nostro ordine, agisce. In più ci guadagna il fatto che io non l'ammazzo, non ammazzo nemmeno Romolo. Vi guadagnate una barca di soldi, perché il valore di quella cocaina sa quanto ammonta. Non riesco davvero... Se avessi una calcolatrice mi uscirebbe errore. Mi ha spiazzato sta cosa. Non è mai stata individuata una droga così potente in una città così importante come Roma. Eh già. Che noi non sapessimo l'esistenza, cioè nel senso, Romolo, dimmi, sei consapevole di quello che potrà succedere con questa roba? Certo che sono consapevole. Voi ne gestirete il traffico e anche le conseguenze. Se le forze dell'ordine dovessero riuscire a mettere le mani su quella sostanza e su quel carico, perché signori, 100 tonnellate, qui c'è in gioco la promozione di parecchia gente. Quindi voi vi dovrete occupare del recupero, dopodiché ve la conservate in quella bellissima villa in Sardegna, che è uno splendore. Complimenti davvero per la villa. La terrete lì, la smercerete i vostri gruppi, fatene quel che volete. Una parte verrà inviata ogni mese al mio senatore, vi darò il suo IBAN. IBAN naturalmente non tracciabile, tanti di quei conti a Panama fittizi che nemmeno immaginate. E il resto resta a voi, come vi sembra? Ciao Mirko. Sai qual è il problema però? Che io e mio fratello c'è mai garbata l'idea di essere comandati da qualcuno? No, non lo veda come un comandante, lo veda come un esattore, ecco. Eh sì, è un comandante, perché dal momento in cui io ti devo dare il 40%... Il 60%. Okay. Esatto, io mi devo tenere il 40% e a lui devo dare il 60%. Capisce che sono cose che siamo abituati noi a fare. E come... Alaska, e come pensi con questa offerta di riuscire a salvarti dopo quello che è stato fatto questa sera a casa mia? Vede, davanti a tutti i clan più forti della città. Signor Romolo, con tutto il rispetto, ho passato una vita dietro un Mefisto a combattere guerre sporche, dove donne, bambini erano solo un intralcio a volte per arrivare al punto, per vincere una guerra, perché se su un piatto lei mi mette una vittoria schiacciante e sull'altro mi mette la morte di qualche innocente, io sono già accomodato a fianco al podio col premio in mano. Quindi io, stia tranquillo, ho passato la vita, come anche i miei uomini l'hanno passata, da fantasmi. Ritrovarmi non sarà così semplice. Vabbè. Dimmi. Posso? Dimmi. Questo è evidente che ha fatto le scuole alte, sa parlare bene. È evidente che frequenta gente di politica, sa parlare bene. Però lui ha fatto un cazzo d'errore nella sua vita. È entrato in casa nostra senza chiedere il permesso, si è preso in ostaggio tre dei nostri uomini, di cui uno è un fratello. Tu lo sapevi chi c'era in casa in quel momento che sei entrato? No, me lo dica lei. C'era mia moglie con le mie figlie. Io penso che saranno morte dalla paura. Personalmente tu da me non avrai nemmeno uno spillo. La cocaina te la puoi mettere nel culo te e tutti i senatori. Signor Romolo, capisce che grazie all'accordo che le sto proponendo
che lei è ancora in vita? Ma perché c'è qualcuno che vuole che lei stia in vita. Tu non è chiaro una cosa. Hai dichiarato guerra a Roma. Mm-hmm. Tu devi trovare un accordo con noi per restare in vita te, non noi. Perché io posso anche morire. Il sacrificio che fa chi comanda, ma te poi devi scappare. Vede, signor Romolo, conosce la storia di Roma, vero? Sa chi era Nerone, vero? Ma tu lo sai come mi chiamo io? E allora, mi chiedi che conosco la storia di Roma? Ma in effetti sì. Ah, giusto, Remo e Romolo, non ci avevo pensato. L'unica cosa, l'unica differenza della storia di Romolo e Remolo è che io, mio fratello, non lo toccherò mai con un dito. Già, ecco, infatti proprio lì. Comunque, sa chi era Nerone, quindi? Certo che lo so. Colui che diede fuoco a Roma, e Roma comunque venne ricostruita. E quindi? Quindi tu vorresti classificarti a Nerone? Nerone o chi, o chi la ricostruisci? Tu chi saresti? Io sono forse l'incendio, mettiamola così. Perché io non ci metto veramente nulla. Vede, levo la pistola, prendo il mio cellulare, compongo un numero della Polizia di Stato, mi collego al centralino, vedi un secondo, e dico che più o meno verranno schierati sui 300-400 uomini in questa posizione, villa in Sardegna, dirò chi siete, cosa fate, le accuse a vostro carico, e ci rivediamo tutti quanti in tribunale, se non morite prima per cause che verranno riportate come morte accidentale. Caro Alaska, sai benissimo che questi giochetti con me non quadrano, ma non quadrano perché tu fino adesso hai spiegato che il senatore ha bisogno di me e di mio fratello e di tutti i clan e le cosche a disposizione a Roma per mettere sul mercato quella merda. Già. Esatto. Quindi, dal momento in cui farete una mossa del genere, che ci fanno con tutta qua roba? Beh, chi la mette sul mercato? Beh, sa. Chi apre i confini con la Sardegna? Chi la smercia nei quartieri, nei ghetti a Roma? Spiegami. Allora mettiamola su questo piano. Avete di meglio da offrirmi? Anzi, non offrire a me, per carità. Avete di meglio da offrire? Alaska, io un accordo che ti ho fatto. Non è stato mantenuto. Ti sei permesso di venire a casa nostra? Ciao, Cisa. Ti sei permesso di prendere in ostaggio persone a cui noi teniamo molto? Hai messo a rischio la vita della moglie e della mia nipotina? Per me, io e mio fratello potevamo marci pure qua dentro. Bene. Così sia, allora. Non pensavo di dover arrivare a tanto. Tango, cioè, passo avanti. Tango. Vai a prendere il fucile da tiratore. Tango, vai, passo avanti. Recati alla villa in Sardegna. Eh. Appena vedi passare una donna, qualsiasi sia, che sia la donna delle pulizie, la badante, ma lo vedi come sei ingenuo? Ma secondo te, ma secondo te, ma se non ce l'ho mandata, Tango, spendi la benzina e basta.
Ma secondo te, no, ma io veramente, ma pensi che tu hai a che fare con due cretini? Con due sprovveduti? Ricordati che Roma è nostra. Stai parlando con i padroni di Roma. Tu non hai idea. Casa nostra non ci sono manco più mobili se ci vai. Ma te pensi veramente che siamo sprovveduti? Vai, vai, manda Tango a Parigi. Vai a vedere chi c'è in casa nostra. Vai, vai, come lo dai? Vedo che non siamo raggiunti a nessun accordo. Tango, tu comunque prendi il fucile e vai a controllare. Vai a controllare, se trovi qualcuno, Tango, vai. Butta tutti giù. Vai, Tango, vai. Agli ordini. Facci sapere, Tango, mi raccomando. Ma per carità, frate. Ma come cazzo? Ma io veramente, boh, vabbè. Mi auguro che troviate questo posto molto accogliente. Verrete spostati domani mattina alle 6 di mattina. La sveglia potrebbe essere un po' brusca. I letti sono quelli che sono. Se c'è qualche topo, non è un mio problema. Sì, io ho dormito anche sui chiodi, quindi tranquillo. Per me questa è una suite. Bene. Spero che questo tempo vi serva per pensare. Dimmi la verità, guardami negli occhi, dimmi la verità. Ce l'hai un po' di paura ora, vero? Nah. Io dico di sì. Non ho mai provato paura in vita mia. Te non hai capito con chi stai avendo a che fare. Dammi retta, chiama il tuo senatore e digli che si trovasse un bel nascondiglio. Lui e tutta la sua famiglia. Senza parlare della tua, però lasciamolo sta per il momento la tua. Ma quello del senatore, digli di trovarsi un bel buchetto dove nascondersi. Te l'ho detto prima, avete Alaska. Calpestato la merda, avete calpestato. Ti sei messo in un lato sbagliato. Fidate. Staremo a vedere, signor Remo, staremo a vedere. Buona fortuna, signore Alaska. Le auguro una buona notte. Grazie, andiamo via. Alaska. Comandi. Dica. Salutami Tango, Glielo saluterò. Andiamo, ragazzi. Chiudete la porta. Fate. E ora speriamo. Fratello, hanno fatto pure il sonino della porta. Cazzo. Eccoci di nuovo qua. Io e te. Oh. Sempre insieme, mi raccomando, Come io... quando avevo preso l'aereo l'ultima volta. Esatto. Qui. Voglio tutto quello che sappiamo su di loro. Voglio intestazioni, case, magazzini, deposti. Voglio che tutto senti come si accanno addosso. A fuoco. Se hanno mogli, parenti, figli, zie, comari, cugine. Voglio che tutti vai. Fino all'ultimo. Sì, non senti, deve restare nessuno. Dico, senti che cazzate che dicono. In quanto loro non cedono a quello che vogliamo noi, intesi? Comandi, comandante. Tutti fino all'ultimo. Senti come si caga addosso, Alaska, dei miei coglioni. Senti. Ah, siamo arrivati a un punto in cui addirittura c'è una nuova droga e non sapevamo nulla. Io posso dirti una cosa? Dimmi. Questo è un bluff, secondo me. Dici che non esiste? No, secondo me il senatore sta puntando a Roma. Ma io in realtà la penso come te, perché ne ho sentito parlare di una droga più potente della Met, dove appunto c'è un alto profitto di guadagno sopra, ma nessuno mai è riuscito a crearla, o appunto non l'abbiamo possibile, non ci siamo mai accorti di un eventuale trasferimento, di un eventuale nave da carico in tutti questi anni? Ma io non so. È impossibile.
È impossibile. Abbiamo contatti ovunque. E secondo me, come dici tu? Io sono abbastanza sicuro. Il senatore vuole appunto l'incolumità su Roma e vuole gestire i business che stiamo gestendo noi adesso, lo vuole gestire lui. Se no non si spiega. Sì, hanno puntato troppo in alto. Quindi vuol dire che loro vogliono prendere il posto nostro, da Minetta. Quindi hanno fatto leva su questo affare affinché noi accettassimo, per poi mettercela nel culo al momento giusto. Dobbiamo cercare un modo. Ci ha lasciato il fogliettino, ricordi? Sì. Questo fogliettino come facciamo a recapitarlo poi fuori in questa stanza? Ci pensa lui, pensi? Non lo so. Dobbiamo cercare un modo per far capire il punto preciso di dove stiamo. Non possiamo scendere a compromessi, Romolo. Per niente. Ne vale le vite che si mettono in gioco quei ragazzi là fuori, ne vale il rispetto che hanno loro per noi. E metterci a contrattare per la seconda volta, perché poi la prima volta sono stato io, mi sono voluto fidare, ma è un pezzo di merda che non conosce né onore né rispetto. Ovviamente, e una seconda volta non l'accetteranno fuori. Qui dentro i cellulari manco funzionano, e a me me l'hanno tolto il cellulare, a te? No, ma non prende. Non prende, fammi vedere un attimo. No, non prende un cazzo. No, zero proprio. Via, non prende. No, raga, ci hanno avuto qui dentro apposta. Capito? Non piglia il segnale, capito? Mica sono scemi. Se poco poco là fuori vengono a sapere che noi ci mettiamo con questi, cioè, non esiste proprio. Non c'è più credibilità, non possiamo, non... A costo de morice, Romolo. Speriamo nel biglietto. Speriamo che arrivi. Vabbè, vabbè, io mi faccio una pendichella. Sì, pure io, è stata una serata. Mi metto là io, va bene. Stressante. Sì, io mi metto qua vicino alla stufa. Babbo. Buonanotte. Buonanotte. Però. Oh, mi raccomando. Oh, non lo sai, cazzo. Sempre e comunque insieme per Roma. Sempre, sempre, caro. Ciao caro, buonanotte. Buonanotte. Io do una panza sotto. Vabbè, raga. È stato un piacere. Finisce così questa storia. Io spero che vi sia piaciuta, raga. Veramente ve lo dico. Completamente inaspettata. Ora è ovvio, ragazzi. Mi stavo scrivendo con Totò che mentre parlava scriveva. Speriamo che la criminalità prenda spunto da questo e faccia qualcosa. Ora è tutto improvvisato, ragazzi. Aspettiamo che ci chiedano qualcosa, che noi non spingeremo nessuno a fare nulla. Se loro lo vogliono fare, lo faranno. Se no, non lo faranno, insomma. Grazie, Jenny. Dallo. Raga, io veramente, guarda, ti giuro, una scena così su Italy da tanto non la vedevo. Mi sono veramente divertito tantissimo. Per chi se la fosse persa può rivedersi la live. Io intanto vi saluto, vi ringrazio. Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato a questa scena. E vediamo come evolve la situazione. E poi vi terremo aggiornati. Per il momento io vi ringrazio, ragazzi. Vi ringrazio di cuore. Buonanotte a tutti.
Artlist.io.